Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi svelerò la posizione delle due falene lucenti nel tronomondo di Savatun. La prima falena si troverà nella zona del pantano. Ovviamente potrete raggiungere questa zona con l'astore o a piedi. Ovviamente dovrete fare attenzione anche ai tanti nemici che si troveranno in questa zona, poiché magari vi potrebbero far scoppiare l'astore come è successo a me. Una volta che avrete raggiunto la zona dove si troverà la falena lucente, noterete che spawneranno i nemici. Questi nemici dovranno essere uccisi perché sennò altrimenti non vi permetteranno di raccoglierla. Una volta uccisi tutti i nemici, vi avvicinate e potrete raccogliere la falena lucente. Dopo aver raccolto la prima falena lucente, dovrete recarvi in una zona molto più lontana. Ovviamente nel video vedrete il percorso da effettuare per raggiungere la seconda falena lucente. La seconda falena lucente si troverà nella zona del laboratorio farmaceutico. Quindi sarà un bel percorso lungo da raggiungere a piedi. Una volta raggiunta la zona, per ottenere la falena lucente dovrete interagire con la vista profonda che farà comparire 5 sigilli e dovrete spararli per farli scomparire. Se poi vedete che i sigilli non sono negli stessi punti in cui li avevo io, non preoccupatevi, ovviamente questi sigilli sono 5 e questi 5 si troveranno soltanto ed esclusivamente nella zona qui dove mi trovo nel video, quindi non saranno oltre, non preoccupatevi. Cercateli in giro e una volta che li avete fatti sparire tutti quanti, 5 vi comparirà sopra la falena lucente, dopodiché la dovrete raccogliere e il gioco è fatto. Ovviamente nel caso in cui voi non riusciate a sparare velocemente a questi sigilli, cosa succederà? Dovrete di nuovo interagire con la vista profonda e sparare a tutti i 5 sigilli che avrete trovato. Dopo aver raccolto le due falene lucenti, dovrete recarvi da Finch, andare alla sua destra, dove ci sarà questa caverna. E cosa dovrete fare? Dovrete interagire con dei fogli che si trovano a terra. Una volta che avete interagito con questi fogli, vi posizionerà la falena lucente e niente, vi darà anche un trionfo. Ovviamente queste sono le due falene che sono disponibili in questa settimana. Penso che cambieranno ogni settimana le falene nelle varie zone in cui si troveranno, quindi farò altri video. E niente ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video e grazie mille.